Ciao a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video su GTA 5. Oggi sono qui per mostrarvi un nuovo glitch su GTA. Questo glitch non vi farà guadagnare soldi o punti, però fa delle cose epiche. Se vi faccio vedere un po' come funziona. Innanzitutto vi dico che è vicino, quindi non sarà facile raggiungere il posto. È molto vicino alla casa dove che costa circa 400.000 dollari. È lì vicino, quindi potete andarci facilmente. Comunque, una volta arrivati fin qui, noterete che vicino alla casa, proprio a fianco a destra della casa grande, della casa da 400.000, ci sarà un viale. In questo viale potete trovare una proprietà dove ha un cancelletto che si può muovere. Questo cancello, infatti, voi dovrete utilizzarlo per fare il glitch. Una volta fatto, come vedete dal video, questo mio amico si metterà in una certa posizione, in tale da praticamente bloccare il cancello e glitcharlo. Come potete vedere da questo video, andandoli incontro, noterete che una volta spinto forte vi porterà lontanissimo. Infatti a me mi ha fatto una specie di moonwalker, però di solito fa dei salti ancora più grandi. Adesso vi farò vedere anche come funziona questa cosa. È veramente una cosa assurda. Infatti, se potete continuare a vedere, ragazzi, dopo faccio un salto ancora più epico e praticamente succede che praticamente non so cosa succede letteralmente, però vengo sbalzato in aria, altissimo, poi in altissimo riesco a salire sul grattacielo se avessi un paracadute, però non ce l'avevo in quel caso. Quasi proprio, è come in Battlefield, quando cioè, sali col jet, poi ti lanci e c'è questa specie di ascesa verso il cielo e poi, non so, di solito alla The Killer spari un colpo di RPG e colpisci un jet che non si sa da dove viene, qualcosa di simile. Comunque, questo qua è il glitch, vi ricordo che si può fare anche con un'auto, una macchina, anche furgoni e auto pesanti. Infatti, più il mezzo è pesante, più volerà lontano, ve lo assicuro. Questa cosa l'ho provata io, quindi ve lo assicuro funziona così. Allora, ragazzi, comunque è veramente una cosa assurda, mi piace tantissimo continuare a farlo perché è veramente bellissimo. Comunque, ho provato anche con diversi cancelli, se conoscete quello della LSPD, insomma, si chiama. Comunque, la Task Force di Los Santos, ovvero le forze speciali, potete notare che c'è un cancelletto simile a questo, però molto più grande. E comunque il glitch funziona anche lì. E quindi potete utilizzarlo. Questo qua, diciamo, recupera, riprende molto il glitch che si trova, non nell'auto, cioè il glitch dell'altalena che si trovava in GTA 4. Comunque, ragazzi, ricordo di fare attenzione perché si muore facilmente. Di quello che ho potuto notare, allora, se il glitch viene male, rischiate di morire. O rischia di morire quello che rimane a bloccare il cancello. Quindi, in ogni caso, uno di voi potrebbe morire. Quindi, cercate di fare attenzione, soprattutto con le auto, perché guardate che casino succede, io volo. Alcune volte non volano via perché cioè, si schiantano direttamente contro i palazzi. Quindi, dovete trovare una posizione adeguata. Comunque, ragazzi, si è fatto dei salti assurdi, che infatti vi farò vedere col gameplay mentre prosegue il commentary, però una cosa assurda, mi è piaciuto tantissimo fare questo video, soprattutto perché è divertentissimo. Perché dopo aver fatto il video abbiamo continuato a farlo perché è veramente divertente. Cioè, è una cosa assurda, quindi una cosa che dovete provare se avete GTA o se l'avete per poco, ragazzi, provatelo, è una cosa assurda. E mi piace moltissimo perché riprende molto i glitch dell'altalena che si trova in GTA 4, perché io l'ho fatto diverse volte i glitch dell'altalena. E mi è garbato parecchio, veramente, mi piace molto. L'unico peccato è che se volete farla dovete farlo con un amico per forza. È un peccato, però comunque riuscite a trovare qualche amico su Xbox Live o su PSN, quindi non ci vuole molto. Comunque, ringrazio Brian, Microbo e Filippo che mi hanno aiutato a fare il glitch e mi hanno supportato per questo video, quindi un bel like per il loro contributo. Vabbè, comunque ragazzi, il video finisce qui, ci si vede in un prossimo video e bella a tutti.